Bella a tutti ragazzi, allora per la nuova sezione Passione Coltelli cominciamo con della serie Victorinox gli unici due coltelli Alox che ho. Per chi non lo sa, insomma, credo che siano pochi. La serie Alox di Victorinox è quella serie che ha non le classiche guancette rosse di plastica. Iconiche per i Victorinox, ma ha praticamente le guancette di alluminio e praticamente le guancette sono il vero e proprio corpo del coltello. Scusate l'inquadratura un po' di merda, per chi mi conosce sa che io non sono uno youtuber professionale. Sti cazzi, se vedrà così. Mi arrabbatto col telefono e con cose di fortuna che praticamente il telefono si sta regge su una scatola di un gioco da tavola e perfetto. Serie Alox che ho che possiedo io sono due. Sono il Victorinox Classic SD, la serie da 58 mm, e il Victorinox Farmer, che sono due coltelli fantastici. La serie Farmer non mi ricordo da che lunghezza è, dovrebbe essere un 91-91, presumo. Sì, è la serie da 91 mm. Sì. Cominciamo con il Classic SD, che è il classico vero EDC da portachiavi. È veramente un qualcosa di per me eccezionale. Lo porto attaccato spesso alle chiavi di casa, di solito ho il Victorinox SD, quello con le guancette rosse, perché ha lo stuzzicadenti e le pinzette mi risultano molto più comode, però questo è veramente, ragazzi, eccezionale. Come vedete, guancette in alluminio con rivetti a vista, qui era una parte, le guancette sono tipo, hanno un bel grip perché sono tipo fatte con piccoli quadratini. E qui c'è una parte liscia dove si poteva incidere magari una personalizzazione o magari un brand di qualche azienda che voleva usare questo coltello come a scopo pubblicitario. Il coltello è dotato di limetta per le unghie e cacciavitino spaccato. La lama vera e propria affilata, ragazzi, al rasoio, tanto per farvi capire. La lama ha una lunghezza totale di 40 mm e una lunghezza reale di lama proprio di 35 mm. E le classiche forbicine della Victorinox, che per me sono uno degli oggetti più utili da portare in giro, cioè non potrei mai uscire da casa senza avere un Victorinox di questi attaccato alle chiavi. Vi do qualche specifica di questo coltello: per una lunghezza di 58 mm ha un peso di soltanto 16 grammi. Scusate, ragazzi, credo che sia caduto il telefono, vi ho detto che la situazione non era delle più felici. Però ovviamente il video non lo rifaccio perché non me ne frega niente, non me va nemmeno dettagliarlo, sinceramente. Per un peso di 16 grammi e 60. Veramente un qualcosa di per me eccezionale. Passiamo poi all'altro Alox che è in mio possesso, che è il Farmer. Il Farmer è un coltello che per me chiunque dovrebbe avere, perché è praticamente il coltello, uno dei coltelli più comodi e più fighi di Victorinox. Ve lo faccio vedere un po' più da vicino, se riesco a farlo mettere a fuoco e la mia faccia dietro da minchia un pochino si toglie. Anche lui guancette in alluminio, qui dietro ci sono le molle, non c'è nessun accessorio. Parte posteriore con parte liscia per la personalizzazione, è un tre strati, anellino di aggancio e logo della Victorinox.
le guancette fanno da vera e propria manicatura e andiamo a vedere come è composto. Qui troviamo una generosa lama lievemente più lunga dei classici Victorinox da 91, infatti la lama è lunga, ve lo dico subito, 60, è lunga 70 mm con una lunghezza reale della lama di 65 dell'affilatura. E per chi possiede Victorinox noterà che la larghezza della lama, lo spessore è lievemente maggiore delle lame sui classici Victorinox, diciamo civili, perché questo coltello nasceva come soldier, cioè il coltello del soldato, insomma, perciò aveva uno spessore maggiore e poteva essere usato per compiti magari un pochino più gravosi. Comunque abbiamo la lama, il punteruolo, proprio soltanto punteruolo alesatore, non lesina. Veramente, ragazzi, io con questo ci ho bucato tavolette di legno per far passare dentro la tavoletta il cordino da poi piantare per la tenda. Buca come un assassino, è veramente efficace. Poi abbiamo il classico cacciavite, apri bottiglie e spella fili con blocco dell'oggetto a 90 gradi per usarlo anche in modo più efficace. Qui abbiamo il classico apri scatole con sopra la piccola protuberanza che può essere usata come cacciavite spaccato un po' più piccolo e una generosa seghetta a legno, veramente super efficace. Ci potete tagliare tronchetti di un pollice e mezzo, diciamo dai, anche 2 pollici, senza avere troppi problemi. Sega da Dio, questi denti sono affilati in modo allucinante che se ci passate il dito sopra vi sega il dito. Nella parte posteriore non abbiamo nulla. Coltello, come dicevamo, della serie 91 mm, ha un peso di, ve lo dico subito, lo pesiamo direttamente qui, se la bilancia trova un attimo una cognizione di piano, di 85,56 grammi, cioè questo gioiellino pesa meno di 86 grammi. La serie Alox, ragazzi, è una serie che io adoro. Sono coltelli veramente eccezionali. Vi faccio vedere la differenza tra il Farmer e il Classic SD. Io li trovo bellissimi, oltre che, ragazzi, come al solito, tagliano come rasoi. È vero, Victorinox usa un tipo di acciaio che non è uno degli acciai più spettacolari del mondo, come sapete, chi lo conosce è un buon acciaio inossidabile, tiene il filo nel modo giusto. Certo che se ci fate lavori un po' gravosi, andate a tagliare legni e cominciare a lavorare sul legno, il filo piano piano si perde, ma è anche vero che per affilare questi oggetti, queste lame, ci vuole veramente niente, in qualsiasi tipo di affilatore alla ceramica o allo stesso affilatore della Victorinox, che magari vi farò vedere in qualche altro video. Veramente, se ve lo passate tra le piastre, questo coltello si uguale e ritorna tagliente come un rasoio. Che dirvi di più? Sono coltelli che a me piacciono molto. Per il momento ho solo questi due nel mio parco Victorinox della serie Alox. Magari più avanti vorrei comprare anche il Pioneer, che è identico a questo, solo che al posto della seghetta ha le forbicine. Ma per il momento non l'ho preso perché non ne ho bisogno, perché di solito le forbicine le ho sul piccolo Victorinox che porto attaccato alle chiavi. Perciò per il momento non vedo la necessità di comprarlo. Questo viene fornito con un suo bel foderino di similpelle, che
Che dirvi di più su questi due coltelli? Niente. Vi posso far vedere che la marcatura delle lame, ma insomma la marcatura delle lame è la classica della Victorinox che si trova qui sul tallone della lama. A posto così. Ragazzi, concludo questo video numero 1 dopo il video numero 0. E comincio la carrellata intanto dei coltelli che ho della Victorinox per poi andare su altri campi di coltelli. Un abbraccio, un saluto a tutti e buona vita!